Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospite una band, e io lo pronuncio in italiano perché il suono sembra ancora meglio. Caos Attraente, a questo punto la prima domanda, abbiamo ospite la cantante, la vocalist, e il bassista Pietro e la cantante. E a questo punto la prima domanda sorge spontanea. Se dovessi oggi descrivere la band nel suo totalità, oggi come la descrivereste per chi non vi conosce ancora? A te. Devo dire io. Sì. Allora, prima di tutto mi dispiace per il mio italiano, io sono francese, per cui se c'è qualcosa che non è stato è molto chiaro, mi fate sapere. La band è nata dalla mia voglia di unire universi diversi da due musicisti, tre musicisti, perché l'altro fondatore che non è qua, il chitarrista. Di mischiare l'universo del mio chitarrista, del nostro chitarrista symphonic electro un po' folk, a quello di Pietro Paolo, che è power prog. E alla fine l'importante per noi è di rimanere melodici, quindi è un metal melodico a 360 gradi, mettiamola così. E Questo sarebbe Attractive Chaos. ecco, benissimo. A questo punto io parlerei del disco Il fuoco tra di noi. Quando nasce questo disco, ma soprattutto come si sviluppano questi brani e da cosa traete ispirazione da tutti i brani singolarmente nell'opera, perché è un'opera. Allora, io non faccio i brani io faccio soltanto i testi. Quindi io posso parlare per quanto riguarda i lirici, Le liriche. le liriche, e nascono piuttosto di situazioni che vivo io o mi progetto nella situazione di qualcun altro e cerco di capire i sentimenti di qualcun altro in una situazione. Queste sono le liriche che sto scrivendo io. Poi, parlando del nostro chitarrista che non è presente, come è ispirato lui non saprei cosa ispira lui, però tu lo puoi dire. Sì, allora io fondamentalmente mi ispiro sulla vita quotidiana quando scrivo dei brani per gli Attractive Chaos, fondamentalmente, però capita anche magari che sono in un periodo dove io magari ascolto del blues o del jazz e mi capitano di poter scrivere dei riff metal, diciamo, così e inizio a comporre appunto i brani con dei ritornelli molto melodici, perché penso sempre che un buon ritornello melodico sia molto importante, non solo per la band che comunque sta comunque confezionando la canzone, ma anche per il pubblico. Per cui penso sempre a dei ritornelli melodici, a dei riff portanti sulla strofa, sulle strofe molto importanti, molto aggressivi. A volte capitano delle canzoni un po' mid tempo, diciamo, mezze ballad, mezzo elettriche, mettiamola così, però diciamo questo è dalla vita quotidiana. E poi capita a volte che sono dei periodi di cui io ho praticamente molta ispirazione e compongo proprio di getto, ecco. Quindi nella composizione dei brani siete un po' molto sintetici, appunto l'inglese lo porta musicalmente, invece nell'italiano ovviamente si è un po' più prolisso, comunque molto descrittivi. Mantenete comunque la linea di aver capito che comunque siete un po' più ermetici sulla descrizione dei testi alla fine. Sì, fondamentalmente sì. Poi ovviamente Emma parla nei testi anche di, come stava dicendo, appunto di vita quotidiana, ma anche di amore, per cui di situazioni di altre persone dove lei si proietta, per cui insomma ci sono varie tematiche. Ecco, se uno ascolta, se uno legge appunto le liriche,
può capire esattamente comunque tutto il discorso, insomma, le tematiche degli Attractive Chaos, ecco che Emma ha scritto appunto. E sono molto diversi, E sono molto diversi, sì. sì. Non abbiamo un concetto, no, l'idea non è quella, giustamente, perché avere poi un concetto occidente molto brava che lo sanno fare qua, e giustamente appunto parlavamo di un metal a 360 gradi, anche le liriche vanno in questa direzione. Voi spaziate, appunto, abbiamo capito che spaziate musicalmente, spaziate tanti generi, perché in realtà non parliamo di metal, ma in realtà è un purpurì di generi, a secondo della situazione, a secondo del sentimento, a secondo dell'espressione dell'anima, a questo punto Esatto, suonate la musica. è proprio detto quello che appunto noi pensiamo, Sì, esatto, sì, sì. sì, E si è arrivato al nocciolo di tutto, sì. poi abbiamo visto una copertina che è molto accattivante, attraente, ma nello stesso tempo complessa e semplice allo stesso modo. A chi nasce l'idea? Quando nasce questa copertina e chi ha avuto l'idea? Ah, se devo essere sincera, questo artista che si chiama Miki di Mithrid Art, lui aveva già fatto questa copertina nel passato, nel senso che non sono noi ad aver chiesto per questa copertina. L'ho vista, lui la proponeva, Sì, la giusto? La proponeva. proponeva, ho detto questo corrisponde proprio al concetto del globale del nostro EP album. Quindi gli ho chiesto questo che era già fatta, perché il problema è quando possiamo chiedere qualcosa che non esce come lo pensiamo noi. In questo caso era già uscita, è uscita molto bene. Quindi è stata fatta Prima, sì, diciamo. prima la copertina che corrispondeva alla nostra idea. E allora, voi avete suonato molto dal vivo, ma soprattutto fuori Italia, perché l'Italia, vedo anche prossime date, saranno poco Italia, ma molto estero. Qual è la Sì. sensazione? A questo punto, io salendo sul palco, a volte c'è la sensazione di dire chi me lo fa fare. Poi quando ti si apre la quarta platea, c'è cioè sotto un pubblico che inizialmente voi entrate concentrati, belli carichi, e quindi il pubblico sotto lo vedete nel buio, però sentite quell'energia, quell'onda che piano piano sale, perché piano piano cresce, quando voi che suonate i brani incomincia a crescere. Quell'onda che poi voi ritrasmettete al pubblico sotto con la vostra musica. Qual è in quel momento le vostre sensazioni che provate? Beh, sono molto belle, cioè dal mio punto di vista io sono sempre molto, molto carico e sono molto felice innanzitutto di suonare comunque, perché per me è un grande piacere suonare, non solo per me, ma anche appunto per condividere la nostra musica con le persone. Ovviamente c'è un'adrenalina non indifferente, comunque è una gioia nel poter condividere la nostra musica a persone che poi durante il concerto. Ci sono persone che ci conoscono magari da un po' di tempo e altri magari che ci conoscono e ci scoprono per la prima volta e insomma e ci fa molto piacere. La cosa che è molto, cioè la band è molto giovane, prima, perché Sì. non è che la gente ci può conoscere da tanto tempo, No. siccome la band ha meno di 2 anni. Il primo singolo è uscito meno di 2 anni fa, Settembre 2022. esatto. Però effettivamente non c'è, cioè, con l'esperienza che avevamo con band diverse, anche se la band giovane, qualcosa abbiamo già creato i nostri contatti. In tutti i casi una nuova band è un nuovo challenge, per cui aver avuto questa opportunità di girare un po' Europa subito, appena l'EP uscito, siamo molto grati di questo. Questo, quando ci troviamo, penso, questo è il mio sentimento, quando eravamo in tour con Temperance, che sono italiani appunto, Phantom Edit, che sono di Olanda. Olanda, avendo meno di un anno di esistenza o appena un anno, è stato qualcosa di molto bello e siamo molto grati di questo.
E questo si sente sul palco, speriamo in tutti i casi, Speriamo. sì. Che differenza passa a suonare all'estero rispetto a un concerto italiano? Perché a volte qualche collega mi dicono che suonare all'estero danno più risalto all'artista e nel genere la musica. Quando noi l'artista è considerato all'ultima parte dello spettacolo, c'è questo problema ancora o forse è migliorato qualcosa nel tempo? Ma guarda, ti dico la verità, Pietro, noi adesso stiamo organizzando delle date in Italia per quest'anno, stiamo cercando, diciamo, perché comunque questa domanda non te la possiamo rispondere al 100% in quanto abbiamo fatto più date all'estero che date in Italia. Per il momento abbiamo fatto soltanto una data in Italia, in Sardegna per la precisione, e speriamo quest'anno di poter comunque suonare almeno in Italia per qualche data. E capire esattamente se in Italia c'è un problema oggettivo rispetto all'estero che sono meno calorosi. Io negli anni ho suonato un po' in Italia e posso dirti che il pubblico italiano comunque è molto caloroso e molto partecipe. Ovviamente dipende dalle situazioni, dipende magari, sai, a volte ti capita magari in un fine settimana il concerto degli Iron Maiden al Milano e tu devi suonare in un altro locale, capisci bene che il 90% delle persone andrà dagli Iron Maiden e non da te, perché comunque tu sei una band molto molto più piccola, ovviamente. Però detto questo, comunque il pubblico, almeno quando io sono andato in Italia in questi anni, gli ultimi anni, è stato molto caloroso, è stato molto partecipe, e ci auguriamo che quest'anno con gli Attractive Chaos che affronteremo il suolo italico, si spera ci sia in maniera prepotente e prorompente, che insomma possa essere caloroso e dove noi Allora, possiamo la verità si divertirci. dica, quest'anno suoniamo dappertutto tranne Italia e Francia, perché noi siamo una band franco-italiana. La verità si dica, per assurdo, abbiamo una bella data in Sardegna, perché effettivamente viviamo in Sardegna adesso, cioè io personalmente, però di maniera... il pubblico ci accolga, ci Ah, ci accoglie, accoglie. scusa. Ci accoglie meglio fuori da dove siamo noi. Però speriamo comunque di Sì, poter vogliamo fare dire delle che ci date in speriamo, Italia, ok, sì. ovvio. Quello ci Però vuole. è effettivamente è quello adesso. E invece a questo punto, scendendo dal palco, poi ci si incontra con le persone che iniziano, appunto, quel pubblico che inizialmente era silenzioso. Poi lo incontrate con quel sorriso, con quegli occhi accesi in cui hanno trascorso quella mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, ascoltando voi e vi accolgono con quel sorriso e con quegli occhi accesi di gioia, nonostante che non vi fanno domande. Qual è quel punto, una piccola risposta oppure quella sensazione che provate quando in cui gli date quella risposta e poi li vedete ancora più contenti? Beh, allora diciamo che devo essere sincero, il pubblico va molto comunque da Emma per chiedere foto, autografi. È vero, diciamo la verità, diciamocela tutta, Pietro. Per cui le foto, gli autografi comunque parlano molto, giustamente con la cantante, col frontman, no, della band. Ovviamente lo stesso pubblico, oltre ad Emma, naturalmente si ferma a parlare anche con me, con il chitarrista Clement, con Tomà, il batterista, per cui diciamo che è a 360 gradi. La sensazione rimane sempre molto 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 bella, soprattutto perché almeno noi siamo fortunati, abbiamo dei fans che ci seguono, che sono molto carini, sono molto gentili, non sono invadenti, e questo è molto importante secondo me. Per cui scambiare anche quei 10 minuti, quei 15 minuti o anche 20 minuti con le persone che ti stanno supportando in quel momento o che ti hanno conosciuto per la prima volta, appunto, in quella situazione lì, è molto importante. Noi negli anni, perché abbiamo band differenti, naturalmente, abbiamo costruito una buona fan base sia da parte mia che da parte sua. Naturalmente, unendoci, conosciamo già queste persone già da un po' di tempo. E si è instaurato nel corso degli anni anche un rapporto diciamo, di conoscenza, Sì, ecco. effettivamente siamo vicini all'amicizia Vicino all'amicizia, su esatto, sì. qualche Sì. punto, sì, qualche punto. Un interscambio molto bello, comunque, ecco. Io invece a questo punto ho una curiosità.
Passare da fan sotto, perché siamo prima di essere cantanti, si era fan di un qualche artista. Passare da essere fan sotto un palco ad essere idoli, comunque cantanti sopra il palco, ed essere dall'altra parte, quali erano le due sensazioni che vi sono e vi siete portati dietro, e tuttora vi porta dietro questa sensazione, se siete ancora poi fan di altri gruppi? Beh, per me rimane sempre una gratitudine sul fatto che sin da piccolo comunque ascoltavo tantissime band, appunto come stavi dicendo tu, Pietro, fans di tante band come Iron Maiden, Angra, Stratovarius, un esempio, Dream Theater, no? Ovviamente passare dall'altra parte della barricata comunque e suonare sia in piccoli, medi o festival grandi è sempre una sensazione di gratitudine perché comunque è una... Poteva essere una cosa impensabile magari a 13 anni, ecco. Adesso io ne ho quasi 40, per cui per la mia carriera, che ovviamente non è quella di Steve Harris degli Iron Maiden, però io sono grato, diciamo, di fare un tour europeo, di fare delle date all'estero e più tour europei negli anni, insomma, è una bella sensazione ed è molto bello, ecco. Sì, beh, sì, anche a me non ci credevo, io non, ho iniziato molto tardi, cioè io ho iniziato la musica a pensare al canto a 18 anni, non è che avevo una famiglia che mi portava su questo, io lo facevo perché mi piaceva appunto questi, all'epoca Nightwish, Epica, Wasting Temptation, manco ci credevo da andare, diciamo, da fare questi giri fuori di Francia, anche sì, non ci pensavo, poi ci prendiamo, come si dice in francese, il gioco, ci prende il gioco. Per cui, e perché non fare così? E perché non provare a fare questo? E perché non cercare di studiare di più, di incontrare persone, Migliorare. di migliorare, di migliorare, ma anche avere ambizioni? Perché non chiedere a questa sala se ci accoglie per uno show? E perché non chiedere fuori sì? E alla fine ci impegniamo molto, molto. E con lavoro, con impegno, ci può stare. E effettivamente, io anche come Pietro sono molto grata, sì, in tutti i casi. E invece, oltre a questo lavoro, c'è in formato fisico anche questo disco? O è solo Sì, digitale? assolutamente. C'è sia il Allora. formato fisico dove lo vendiamo nel nostro sito e-commerce e anche il digitale naturalmente su tutte le piattaforme mondiali, sì, per cui c'è sia fisico che digitale. Essendo il primo lavoro, allora vi chiedo qual è stata la prima sensazione che avete avuto prendendo tangibilmente il disco in mano e dicendo eccolo, questo è il nostro lavoro e l'avete detto pronti da essere consegnato a chi lo voleva ascoltare. Qual è stata la prima sensazione che avete provato in quel caso? Ah, io parlo per me stesso perché effettivamente noi abbiamo già usciti, fa fatto uscire di CD nelle altre band che io avevo. Però la verità, questo è il CD che mi dà la più grande soddisfazione. Per me 13 anni di lavoro, cioè di canto, di studio, di concerto, di giri. Dopo tutto questo tempo, questa esperienza, è il primo prodotto di cui sono molto felice e orgogliosa al 100%. Per cui questo rappresenta molto per me, una grande soddisfazione personale. Invece per me rappresenta il fatto che Track TV Chaos è il frutto di, diciamo, di una conseguenza dei, non è, degli errori che sono stati fatti con le altre band. Track TV prende il meglio, diciamo, dalle altre band di origini nostre, sia da Emma che da me fondamentalmente. Cioè, gli errori che sono stati fatti con le altre band, Track TV abbiamo cercato di evitare quegli errori del passato, ottimizzando... in ogni fase, appunto, l'aspetto sia del CD che della promozione, dei concerti e di tante cose, comunque. E lo stiamo facendo tuttora, a livello sia di promozione, appunto, ottimizzando ulteriormente a livello poi del prossimo CD, insomma, che avremo quest'anno.
di tantissime cose. Io personalmente sono molto contento e molto soddisfatto degli EP di Attractive Chaos, perché reputo che è veramente un bellissimo lavoro, validissimo, e che nella scena metal comunque negli ultimi anni, insomma, secondo me ci sta veramente molto bene assieme ad altri album lo stesso di livello, ecco. Questo disco è accompagnato anche dai videoclip. Sì. Ci sono diversi videoclip Sì. e sono tutti quanti molto interessanti. Ma tra questi presenti attualmente, dei tre brani che ci sono, qual è che vi ha reso più orgogliosi, ma soprattutto vi ha accattivato in più rispetto all'uno o all'altro, oppure sono tutti e tre bellissimi, ma... o c'è qualcosa di particolare che volete descriverci su questi lavori? Ah, per me Won and Lost è un video perché è concepito, secondo me, con un mood anni 50, per chi lo percepisce almeno, un po' mood anni 50 nel vestito della cantante, comunque nel microfono, nel chitarrista, che fa anche il piano. Insomma, secondo me è un po' l'essenza di Attractive Chaos a 360 gradi, insomma, dove c'è un po' di tutto come brano, e anche il video si percepisce quando lo si vede, insomma, tutte queste cose, ecco, tutte queste influenze che possono avere Attractive Chaos. Ecco. Per cui secondo me questo è per me, naturalmente, il video caratteristico, ecco, mi piace molto come video. Tu. Sì, no, anche a me certamente. Poi cerchiamo di fare secondo anche i soldi che possiamo mettere perché siamo indipendenti. Quindi realizzare tre video che hanno un certo costo, però non troppo. Cioè, è uscita molto, secondo noi, molto bene. Un video che non voglio disprezzare. Disprezzare, sì, disprezzare. Disprezzare. È quello di Come to Me, una lyric video, però abbiamo puntato sull'estetica, su questa video, estetica di ognuno, molto semplice, sobrio, come la canzone, e dico che la video va molto bene con la canzone, anche un video estetica con una canzone estetica e di classe. Cerchiamo di fare così. Allora, c'è. E a questo punto, progetti futuri, perché si parla da partiamo subito per il tour, ma promuovendo chiaramente il disco che è uscito. Sì, allora, progetti futuri. Noi appunto abbiamo organizzato un po' di date all'estero che copriranno tutto il 2024 e siamo in fase di chiusura di alcune date, ce l'auguriamo in Italia e se possibile per il 2025, comunque fine 2024 per la Francia. Naturalmente siamo in fase di lavorazione. Ci sarà la presentazione del nuovo EP verso l'estate, appunto verso metà agosto, con un festival importante che sarà il Rock Castle. E poi naturalmente siamo sempre in fase di scrittura per un altro nuovo lavoro, naturalmente sempre per Attractive Chaos. Insomma, queste sono un po' le coordinate di quest'anno. Poi, ovviamente, passeranno i mesi, ci saranno sicuramente altre novità, insomma, che poi illustreremo al pubblico. Concretamente abbiamo Inghilterra, per quelli Sì. che sono interessati, Bosa in Sardegna, Repubblica Ceca e, un segreto, abbiamo la Germania fra un po', seconda parte dell'anno. Concreto, questo è molto concreto. E avete fatto anche dei featuring con questo di lavoro, mi pare di aver capito anche. Sì, Com'è? allora abbiamo un grande amico musicale, per noi tutti alla fine, che si chiama Mario Del Rio Escobedo. L'ho incontrato perché lui è anche chitarrista di Alia Tempora, che è una band di Repubblica Ceca.
Quindi lui viene da Dal Messico, Messico. dal Messico per venire e insomma ci siamo incontrati e ci siamo trovati molto, molto bene già con rapporti umani molto sinceri e ha una bella voce grave e insomma ha detto perché non ci facciamo questo piacere di collaborazione. E infatti siamo rimasti molto contenti di questo risultato. Abbiamo questa fortuna che questa band Alia Tempora suona un po' in Europa e la fortuna che lui possa venire e possiamo cantare live insieme sui prossimi show. Una bella cosa. Allora, a questo punto io andando vi ringrazio per essere stati ospiti. Ci diamo appuntamento per il prossimo lavoro, perché chiaramente noi vorremmo seguire, vi ascolteremo ancora di più, così ci raccontate il prossimo disco che uscirà, i prossimi live, soprattutto le emozioni. A questo punto ho finito il tour mondiale, perché io esatto, voglio il mondiale, Mi fa voglio esatto. America, Sud America, Nord America. Giappone anche. Giappone, bisogna invadere, invadiamo Giappone con Sì. tutte le. E a questo punto vi chiedo solo due cose mancano da chiedervi: gli indirizzi dove potervi raggiungere e conoscervi meglio e i saluti finali. Allora, abbiamo il sito web appunto attractivechaosband.com. Poi abbiamo naturalmente la pagina Instagram Attractive Chaos, lo stesso, e quella di Facebook Attractive Chaos. Ci hanno, diciamo, hackerato un mesetto fa la nostra pagina Facebook, e adesso ne abbiamo sempre un'altra comunque di pagina Facebook nuova. Comunque, Attractive Chaos Band, troverete appunto Tutti. tutte le informazioni. Seguiteci naturalmente e grazie per il supporto che ci avete dato, che ci state dando e che ci darete. Ce lo auguriamo per il futuro. E un saluto, insomma. Tengo a segnalare che ogni supporto che sia un ascolto su YouTube, un ascolto su Spotify è sempre un grande supporto, una piccola, cioè, ascoltare una piccola ascoltata. Un Un piccolo ascolto. piccolo ascolto è sempre un grande aiuto. Questo che volevo dire. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.